Goober. Buonasera a tutti, amici videospettatori. E buonasera, maestro. Mamma mia, siamo alla prima live. Abbiamo deciso di lanciarvi addosso subito nella sigla. No, io sto godendo, scusa, perché sento la title screen e sono... super gasato, abbiamo tutti in chat, abbiamo Goober, abbiamo un sacco di regali da una parte e dall'altra. Ovviamente alcuni boss, nemici, eccetera, eccetera, sono elementi con i quali ho già combattuto, alcuni li ho anche già sconfitti. Chiaramente si tratta solo di Sepolcride, ma faccio il mio disclaimer. E io non ho letto nulla, quindi per me sarà tutto leggino blind. E mi voglio obbligare a fare questa cosa. Mandami pure il party intanto su PlayStation, se non l'hai già fatto. Sai, hai creato una sincronicità che Goober sfrutterà. E so che ce l'hai anche tu, perché ne abbiamo parlato offline. Ho un taccuino. Esatto. Perché c'è Martin di mezzo, ragazzi. Mamma mia, quanto mi mancava fare sta cosa, metterti qua sopra, sì. Quindi nuova partita. Andiamo. Allora, parto dicendovi che Pav, il mio personaggio, userà solo armi pesanti a due mani. Mi sento abbastanza esperto, se così si può dire, da poter provare un'altra strada. Voglio vivere un'altra avventura Souls e non la mia ennesima Dex. Per chi non lo sapesse, Pav è così chiamato perché molti lo chiamano Pavido, da pavide. Ha molta paura, quindi agita questa lunga, grossa, pesante mazza davanti a lui, sperando che pochi colpi bastino per sbarazzarsi del nemico. Allora, cavaliere errante, guerriero nomade. Piccolo difetto, onestamente, di questa schermata, che non ti permette di vedere l'equipaggiamento, ti lascia solo le icone. Ma scusa, ma perdonami, ma fammi premere quadrato, fammi vedere cosa al tuo posto, cioè. L'eroe sarà la classe che sceglierò, perché ha molta vitalità, molta tempra e molta forza. Fuori legge, l'astrologo, il profeta, il samurai, Griffiths di Berserk, che è un mostro. Il confessore, Arceus, e il perché è perché Arceus ha tutte le statistiche uguali. Livello 1, 10 a tutte le statistiche. Lo sventurato che non ha mai livello 1, livello 1, sì. Direi di prendere il mio caro eroe. Così come introducendo Joel, anziano, una persona molto grande, estremamente buia nel carattere, molto grezza nell'empatia. Quello che rappresenta Joel è l'essere un mago. Stiamo parlando di questo personaggio, il quale mi permetterà di costruire una sorta di mago combattente a partire dall'astrologo. Pav un tempo sorrideva, ma quella guerra gli ha tolto ogni sorriso. Lo vedete molto corrucciato, ma qualora qualcuno volesse immaginarlo in un flashback, era un uomo molto più sorridente. Anche Joel, che è veramente figo. Sono i nostri personaggi più belli esteticamente. Sentiamo però la voce, perché la voce non l'avevo scelta, ovviamente. No. Senti come gode. Oh, ma godono un sacco qui, eh. Aspetta, ma c'è anche il tuo audio, sembrava veramente un porno. Perché si stavano rispondendo i ragazzi, capito? E si sentiva... Well... È arrivato il momento. Sta per cominciare, ragazzi. Let's go. 3, 2, 1... is nowhere to be found. Ah, that's hot. Oh, rise now, ye tarnished. Horalu, chieftain of the Badlands. Yeah. The ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion.
the loathsome Dung Eater. And Sir Gideon Othmir, the All-Knowing. Manu, Kisem. And one other, whom grace would again bless to stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Beh, andrei avanti. Cappella dell'attesa. Cappella. Guarda che bella vista. Oh, ma c'è una porta. Mai chiusa. Porta lassù. Che gnorri. Ti prego, Miyazaki. Ti prego, vai un giorno in Game Freak. Ti prego. L'unica. No, no, no. Ok. Devo provare a fare una roba. Il cosiddetto salto con curvo. È famoso. Che è questo. Ma non so, niente. C'è un muro invisibile. Qui? Dai, Miyazaki, ma così cominciamo. Prova a saltare giù, grazie. Aspetta, che ora sono un Souls player anch'io. Quindi valuta buono. Lo dai. Oh, perfetto. Però ricordo anche che presto apparirà qualcosa di brutto. Quindi vediamo se si riesce. No. Erede innestato come. No. Morto. Sono morto. Ma. Non sono. Non è una fight equa questa, ovviamente. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Guarda quell'albero. Abbiamo le ampolle. Questo personaggio non l'ho mai visto. Ci voglio parlare. No. Ok, mi sta dicendo di fare il tutorial. Solo in... Probabilmente è legno magico, sì. Non li ho letti, ragazzi. Ehi, Fra. No. Di nuovo. Guarda come lo c'è. No, raga. Eccolo. Ok, questo è l'unico parry che vi darò in tutta quanta la run. C'è un oggetto qui? Ah, no, vaffanculo. Che si tratti di oggetto, ma messaggio. Ma veramente. Bravo. Ah, lo steltino, il Sekiro. Ecco qua. Madonna, fa schifo. Vai, Pav! Tagliagli la testa. Ehi, hey, Joel, guardami attentamente. Laghiamo. È il nuovo Phoenix Terriano. È certo. Forza. Ah, un gesto. Possiamo andare avanti. Ma ovviamente qui c'è il segreto. Eh no, mi sbagliavo, scusami Mike, perché è qui. Ok, prendo l'ascensore. Andiamo. Si comincia. Porca miseria. Ci siamo, Joel. C'è una cosa che devo fare prima di parlare con lui. Dimmi. Prima di parlare con lui? Guardalo, cammina. Va bene, prima parliamo. Ok, non parliamo. No, vai, muovi. Vado. No. Scusi, signore, per Sblumbo da che parte? Quanto meno sto coso, porca miseria. Oddio, fatto male. Basta, gira. No, sono un coglione. Ma che cosa? Anche non lo vedo. Via! Ho rotto il gioco, no! Non proprio un hit, ragazzi, questa è andata così. Via! Ho solo provato a fare un finale figo e... No! 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 Ma vai a cagare! No! Ma che... Vabbè, questo era quel try, ragazzi, scusate. Dai. No, io mi odio!
No. Ma vai, ma Dio. Cazzo, bravo. Go! No, fanculo. Bav! Ok. La barda d'ora? Yes. Time is going. Unfortunately for you, however, you are maidenless. C'è una tavola rotonda alla quale non siamo stati invitati. E siamo maidenless. Allora, lui non vedo l'ora di poterlo uccidere. Ho cambiato idea. Su cosa? C'è una caverna. Why not try caverna? Bravo, bravo, così si fa. Leggiamo il fungo. Descrizione: è un fungo. Oddio. Vabbè, li ho grati tutti, ragazzi. Vai nella zona dove hai trovato le lucciole. Usa una chiara pietra. Throw in flashbang. Adesso fa una luciona. È tutto nuovo. Fight back. PlayStation, almeno io ce l'ho. Mamma mia, Joel, lagghiamo. Mamma mia, guarda, non mi governo. Stavo per uscire dal gioco. Esatto. Talismano raffigurante, un drago antico rosso. Beh, in realtà il drago antico rosso ce lo vedi te, perché io non ho capito. Io in blind run sono stato tipo un minuto a guardare lo sprite. A un certo punto ho fatto e ho glissato. Però quella in basso è la coda, cioè al centro il corpo e a sinistra e a destra le ali. È una me. Ok, c'è una densità di lore in questo gioco che Dark Souls se la sogna. Cioè, ogni descrizione è tipo io posso evocarti, amico mio. Metti il segno. No. Oh sì. Hey Joel, la chiamo. Ok. Adottiamo l'approccio stealth, che ne dici? Non aggriamoli tutti. D'accordo. Bravo. Ok, dobbiamo espugnare questo forte. Rovine davanti al cancello. C'è una bestia. Lasciamolo passare. What was that noise? Ok, Joel, è il momento di rivelare la nostra mossa segreta. La tartar slumbiana. Io sbatto la carne! Ah! Molto bello. Ho droppato di nuovo! Ho droppato anche l'elmo! Ma che cosa? La reduvia. No, pestone tempesta e coltello da affilatura. What the fuck? Coltello da affilatura consente di aggiungere nuove arti. Guarda che. Oh, ci ha visto! Whose footprints are these? Ci ha visto solo uno, fai finta di niente. No, stanno dubbioso. Arrivando. Oh no, ce n'è un altro, altri due. Un po' di tartar. No, ho usato il monocolo. No. Sei morto? Ok. Sì. Vado nei boschi. Degli scoiattoli. Dai, non ci sono più. Emmo? Prendiamo intanto la mappa di Sepolcride. No, donto. No! Grande! Guadagnate attraverso questa meccanica fighissima delle aree. Ho droppato lo scudo, sì. Davvero? Sì. È fortissimo. Non ce l'hai? Nella blind? Quello torre no. Ok. Bene. Nulla di lore però, purtroppo. Io ho fatto il droppone, sai? Hai droppato? Lo scudo del capitano. Che è ormai diventata gente che fa soldi grazie ai freeboot di gente che solo per soldi ha smesso di fare video, che soldi che ne facevano pochino. Perfetta immagine italiana. Porco di...
Sediamoci. C'è da parlare con Melina. Greetings, I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? Sì. Okay. Ah, another matter. Fischietto. Io ho... Oddio! C'è quel boss! C'è il boss pazzo! C'è il cavaliere notturno, se sì. Sei così folle da affrontarlo. Certo che sono così folle da affrontarlo. Senza roll sono un disastro di... Posso giocare molto meglio di prima. Prima mi sono sciacquato tre Estus a cazzo di cane. Devo stargli vicino? Perché tanto lui... Che cazzo mi fa? Ah, questo mi fa. Mi ha colpito con cosa, Miyazaki? Repostino? Sì! Molto bene. Ok. La sua cosa brutta è tornare sul cavallo di me. Il sabaco di qualche anno fa la farebbe una collab su una blind run. Ma io non ho fatto una collab. Dai che gli ammazziamo il cavallo. Il mister nessuno che mi seguiva qualche anno fa mi avrebbe fatto un commento del genere senza controllare il mio canale principale. Molto bene. Carichello. Via, fai cose brutte, no? Ma cosa? Ma perché gli ho rollato dentro? Dai, è fattibile. Cristo. Non manca tanto. No, ma... Mi è crashato Elden Ring. Questa è una cosa ottima. Crepa, bastardo, crepa, assaggia la mia lama e crepa. Ok. Go. È l'arma prediletta dei capotribù che dimorano nell'aspra terra. Non è quella dell'eroe? Di Horalux? Sì. Poco, ci sei vicinissimo. Stavo guardando te. Non morire. No, non ti preoccupare. Picchiatevi. Sì. Ma ce n'è un altro dietro di me? No. Presa la pietra. Ogni tanto posso tirarla una sciata. No, cattiva idea. Vado. Ma Cristo, ma non ha senso questo. Ma fa schifo sta mossa di merda. Are you running? What? Ok, fatto il cavaliere. Allora, vado a potenziarmi l'arma intanto. Aspetta, è arrivato il momento di potenziare il tuo equipaggiamento. Teletrasportiamoci alla chiesa di L.E. e potenziamo l'equipaggiamento, dai. Ok, va bene, ci sto. Al cui interno... Ok, questo non lo sapevo. A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch Rena. Thou art possessed of the power to call forth the spectral steed named Torrent. No, io dirò che posso. I was entrusted this for thee. Oh, lei mi permette di evocare gli spiriti. E sappi, a me l'oggetto l'ha lasciato a terra e le frasi sono completamente cambiate. Perché io non solo le ho detto di no, lei mi ha chiesto gentilmente di non prenderla in giro. Lei un po' si offende, ma dice che la tua decisione è probabilmente quella giusta, perché l'interregno è un pozzo di bugiardi e approfittatori. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder? Before the tarnished tire of obeisance to the Ok, mi ricordo di te. Bene. Troll scava pietra. Ciao. Ho perso pure le anime. Godo. Grande! Ah no, prendo solo botte. Oh. Usare 40 Estus. No, ok, godo. Porco il demonio! Sono morto! Vabbè, easy. Bella.
No, c'ho la merda di mossa del cazzo. Vabbè, tanto non c'avevo l'estus. Ma che cazzo dici? E poi mi ha fatto il sesso. Che godo. Ma se faccio così? Di fare il repostino? Minchia. Vaffanculo, vai. Qui non devo prendere danno in fase 1. È parte di ciò che crede di più. L'ho detto. No, vabbè, sto facendo cacare, dai. Non ci posso credere, ma che vita è quella? Ma che vita è quella? No, ma vai a fare in culo. No, che... No, 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 quello è uno. Ancora? Non ci posso credere, ragazzi. Ciao, stronzo. Mentre decolla, tac, una pugnalata. Oh no, mi è crashata. È tutto nero, non vedo nulla. Pazzo, stai rollando verso Canica lì. Oh dai, per favore. Inciampa, vomitati addosso. Crepa. Fatta. No, è fatta. Yes. Bella ghina. Bisogna laggare. Andiamo da Nefarious. Ti ricordi dov'è? Chi è Nefarious? L'invasore. Non mi ricordavo si chiamasse Nefarious perché si chiamava NPC Name. Scusa, è vero. Ma qui c'è un dungeon? Strano, non c'era nel CNT. Andiamo. Però mi ha invaso prima Mario. Ok. Lo uccido. Porco... No, vabbè, raga, ma che cazzo. Yes. Grande. Dead. Io entrerei, ragazzi, questo posto per me è totalmente nuovo. Okay, entro. Sono pronto anch'io. Andiamo, combattiamo. Vinciamola. Ma non c'è niente. Well, well, well. Thought you'd just help yourself to a man's personal belongings. È lui? È un boss? È talmente tanto capace di sovvertire le cose Elden Ring che in Elden Ring tu rubi a patches. Esattamente. Aspetta, aspetta. Vuole arrendersi? Magari mi dà... Sì. Well, what do you know? You're tarnished like me. Well, water under the bridge. Now we're squared up. How about we play nice from now on? Sì, sì, va bene, perdono e dimentico. Sono Pav. Perdona tutto, Pav. Adesso ti racconto una storia e vi racconto una storia. Non potevo sapere che si trovasse qui Patches, ma sapevo che in Elden Ring ci sarebbe stato Patches. E tu, e voi mi direte, come? Ah, è que... No! Sì. Nella mail che ci hanno inviato per la prova di Elden Ring c'era scritto rosso e non era nell'NDA, ragazzi, è quello il problema, era nella mail, era gigantesco rosso in font 50, era impossibile non leggerlo. C'era scritto: puoi dire tutto tranquillo, però non dire che c'è Patches in Elden Ring. E io no. Ah, grazie. No. Eccoci qua. Questo è il finale? Un minuto dopo questo, sì. Ci vediamo il tesoro, capiamo un po' cos'è ed è una figata da discutere. Galleria di cristallo di Sellia? No, ragazzi, c'è un dio caotico, no, secondo me. Stai fermo. Ok, scusa. Devi sviluppare, allievo, il senso del pericolo. Guarda dove sei. Non lo so. Togli lo zoom. Aspetta. Levetta a destra. Oddio, siamo a fanculo.